Il debito pregresso per prima l'ICI e poi l'IMU a questo punto si attesta intorno a 1,6 o 1,7 milioni, che è una pretesa non rinunciabile da parte dell'amministrazione comunale, perché comunque i crediti tributari sono indisponibili per il comune, si deve in ogni caso attivare per riscuotere. Casus Belli è venuto fuori per la questione del pignoramento di certe somme che dovevano essere riscosse da Arezzo Fieri e Convegni, però anche in questo caso il comune è assolutamente terzo, perché è il concessionario che si attiva per riscuotere i crediti derivanti dalla precedente cartellazione da parte del comune. In realtà l'ente che deve pagare una società deve comunicare a Equitalia, Equitalia si attiva con pignoramenti. Il comune in questa fase è assolutamente terzo ed estraneo. Beh, io sono rimasto assolutamente sorpreso, ritengo che addossare colpe e responsabilità al comune di Arezzo sia una fuga in avanti assolutamente estemporanea e ingiustificabile. Arezzo Fieri Convegni ha bisogno di ben altro per riuscire a risollevarsi che non dare in maniera estemporanea colpe al comune d'Arezzo, il quale deve tutelare l'integrità delle proprie casse, della ricchezza che gestisce per i propri concittadini e quindi tutelare anche i propri crediti nei confronti di tutti e anche nei confronti di Arezzo Fieri. Quale potrebbe essere una soluzione per i pagamenti a questo punto che l'Arezzo Fieri Congressi deve al comune? Quello che possiamo proporre è un dilazionamento, la vedremo compatibilmente con il regolamento comunale, e comunque il comune lo impegnano gli organi specifici. Penso che sia di competenza del Consiglio Comunale modificare un regolamento per allungare ulteriormente, in un caso particolare, la rateizzazione di un debito tributario. Ma se ne esce facendo ognuno la sua parte. Il Comune di Arezzo è socio a circa 11% di una società che vede come socio di maggioranza assoluta la Regione Toscana, la Camera di Commercio e la Provincia del Comune. Quindi io sono socio. Non mi posso scordare però che, essendo il Sindaco di Arezzo, è interesse che il sistema congressuale, espositivo di Arezzo sia una realtà vera, funzionale, che produca eventi, che portino in città ricchezza, persone, interesse, fari accesi. Noto che il risultato economico di gestione del centro affari è ancora una volta negativo, non quanto in passato ma è negativo, ma nel caso specifico, visto che siamo stati chiamati in causa come gli affossatori del centro affari, quando si ha il dubbio che un tributo debba essere pagato oppure no, forse ci si premura ad accantonare somme che rendano possibile il pagamento delle prime cartelle che arrivano. Perlomeno nel Comune di Arezzo, quando si hanno dubbi di questo tipo, si accantona una somma. Forse il Comune di Arezzo ha una gestione troppo virtuosa rispetto a quello che una società a capitale misto pubblico-privato debba avere? Non lo so. Sta di fatto che oggi si è trovati impreparati e si tenta di dare la colpa a un ente che non può fare altro che esigere il tributo che la legge gli impone di esigere. E su questo bisogna essere chiari. Il Comune non può non esigere l'IMU da centro affari convegni. Prima di tutto perché non può per legge. In secondo luogo perché, anche se fosse astrattamente possibile, il sindaco non ha nessuna intenzione di venire ripreso per le orecchie da tutti quei contribuenti che l'IMU pagano con molte difficoltà e molti dei quali hanno vere difficoltà a pagarlo, e perché il centro affari non dovrebbe. Quello che può fare il Comune e che farà è quello di allungare il periodo di pagamento, cioè dare una dilazione di pagamento che da 3 anni potrebbe passare a 8 e quindi portare a una rata più piccola rispetto a quella che via via si renderà indispensabile, visto il grosso debito che si è accumulato in tutti questi anni. Certo, se non ci fosse stata la legge che ci imponeva di esigere quella parte di credito, sarebbe stato un problema per il Comune, perché avrebbe avuto risorse in meno, ma avremmo fatto fronte senza piagnistei e non avrebbero avuto problemi nemmeno loro, però non era prevedibile che andasse a finire. Beh, insomma, secondo me i risultati non è che siano esaltanti quelli che si sono avuti. Io dico che il centro affari convegni e anche l'auditorium devono svolgere un ruolo maggiormente incisivo rispetto a quello che è stato svolto fino ad oggi. Secondo me si deve puntare di più su manifestazioni che non siano soltanto loro, e questo lo devo dire, cioè si è puntato tutto su una manifestazione importantissima, la si è rivoluzionata facendo l'accordo con Vicenza, ma non si può puntare solo su quello. Occorre un piano industriale che dimostri con chiarezza che da questa situazione del pass si esce in 3, massimo 4 anni. E questo Consiglio di amministrazione è in grado di produrlo? Non lo so,
Lo domando ai soci di maggioranza, faremo una riunione sicuramente informale sull'argomento e decideremo come andare avanti. Ripeto, in questo caso il Comune esce dalle vesti di ente pubblico e parla soltanto il linguaggio del socio e dice: per me il management andrebbe avvicendato, poi conto l'11%. Prendiamo una decisione concordata. Ecco, ieri il presidente Boldi, durante la conferenza sfogo che ha tenuto presso il centro affari, ha detto così: però chiudiamo se dovessero esigere in tempi brevi tutti i tributi arretrati. Beh, io questo torno a ripetere, il Comune non può non esigere quei tributi. Quello che può fare e che farà, ma è quasi scontato che lo faccia, è quello di esigerli in maniera prolungata nel tempo, in 8 anni. Ma non si può rinunciare a una cosa, ma non perché mi fanno comodo quei denari, perché non posso rinunciare. Dicevo prima che sarebbe stato meglio se non ci fosse stato questo obbligo da parte, però c'è, e dal momento che c'è non posso fare a meno di chiederne conto al centro affari, così come le chiedo conto all'albergo X o all'imprenditore Y o alla famiglia Z.